Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta per la trasmissione Cristo tra storia e mito con Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo Ugo che quest'oggi ci assiste alla regia. Ciao Ugo, Ciao Ugo. bentrovato. Buongiorno a tutti. E diamo il benvenuto al nostro caro Flavio Ciucani. Ciao Ciao Flavio. Flavio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco Flavio, oggi ci ritroviamo per l'ultima diretta di questa stagione, di questa bellissima avventura che abbiamo iniziato con te. Un'avventura che naturalmente, visto il titolo, mira a scoprire, a capire la storicità del personaggio centrale per la nostra cultura, il Cristo, vissuto appunto tra la storia e il mito e percepito ancora come tale. Fino ad ora abbiamo parlato di tanto, abbiamo discusso sulla veridicità dei Vangeli, sul metodo storico-scientifico di ricerca utilizzato per attestarne la veridicità. E abbiamo anche scoperto che effettivamente sono stati riportati degli episodi, primo fra tutti la nascita e il concepimento dello stesso Cristo, non propriamente ortodossi, vista l'epoca e il contesto culturale nel quale si sono verificati. E questo è stato uno dei tanti indici di veridicità storica dei Vangeli stessi, nonché dell'autenticità sull'opera degli autori. Ma altri sono stati, come abbiamo anticipato con te durante l'ultima trasmissione, autori che hanno riportato episodi, fatti, scritti sulla esistenza storica del Cristo. Partendo per esempio Flavio da Giuseppe Flavio, perdonate la ripetizione, generale ebreo, sacerdote, in seguito romanizzatosi. Cosa ci è arrivato dei suoi scritti, Flavio? Allora, dando buongiorno a tutti, spero che questa trasmissione sia stata di gradimento a coloro che ci ascoltano, anche perché, diciamo, non so se siamo riusciti a dare la giusta sottolineatura al fatto che è importante valutare la storicità di Cristo. In questo momento storico, soprattutto in cui non si crede in niente, tutto è materiale e tutto è rito, non c'è niente di spirituale. Abbiamo già detto le altre volte che gli ebrei non lasciarono niente di scritto, perché non c'era una cultura della scrittura. L'unica scrittura era la scrittura sacra, e quindi era l'ebraico. L'ebraico antico, l'ebraico puro, talmente è vero che il popolo non parlava l'ebraico puro, parlava una specie di dialetto che si chiama aramaico, per cui non c'era una vera e propria scrittura, diciamo, come la intendiamo noi. Noi quando andiamo a vedere, diciamo, la storia della letteratura di un popolo e troviamo poesie, troviamo romanzi, troviamo novelle, troviamo racconti, troviamo testi filosofici, eccetera. Di tutto questo in Israele non c'è nulla, assolutamente nulla. Però c'è un testo che secondo me è fondamentale, secondo gli storici è fondamentale, è quello di Giuseppe Flavio. Chi era Giuseppe Flavio? Giuseppe Flavio era un generale che generale e sacerdote israelita. Non si chiamava Giuseppe Flavio, si chiamava Giuseppe, ma non Flavio. Per Flavio Giuseppe, Flavio, si chiamava, il nome che poi prese fu Tito Flavio Giuseppe. Voi capite che evidentemente c'è un rapporto con l'imperatore Tito. Che è successo? Che durante la rivoluzione, la rivolta antiromana, il Sinedrio ha dato a Giuseppe Flavio, diciamo, una parte dell'esercito, e lui era quindi un generale della rivolta, un generale della rivolta antiromana. Però, vista la situazione che si andava deteriorando, Giuseppe Flavio pensò bene di passare dalla parte del nemico e quindi si arrese a Vespasiano, che sarebbe il figlio di Tito, il padre di Tito.
Vespasiano inizialmente non aveva molto fiducia di lui, ma poi capì che tutto sommato lui conosceva luoghi, persone, accampamenti, eccetera, quindi già aveva la conoscenza del territorio. Nel frattempo è successo che è morto Nerone. Vespasiano si affrettò ad andare in Egitto ad avere l'appoggio delle legioni romane che stavano in Egitto e poi andò a Roma e divenne imperatore, lasciando la conduzione della guerra contro gli ebrei al suo figlio Tito. Tito divenne invece amico di Giuseppe Flavio, perché lo ritenne opportuno, che le sue informazioni erano molto preziose, e lo liberò, e quindi fu un uomo libero, divenne Roma, prese la cittadinanza romana, gli diede la cittadinanza romana e fu un uomo libero. Quindi lui scrisse da buon romano, diciamo adottato, e scrisse alcuni libri, tra cui Le antichità romaniche e le guerre giuraiche. In uno di questi libri si parla appunto di Gesù. Cosa dice Giuseppe Flavia di Gesù? La prima parte ne parla, diciamo, di traverso, nel senso che c'è un passo in cui dice che Anania convocò il Sinedrio a giudizio e vi condusse il fratello di Gesù, detto il Cristo. Attenzione, in questo passo dice detto il Cristo. Sottolineiamo detto il Cristo, poi ce lo ricordiamo. Il fratello di Gesù di nome Giacomo ed alcuni altri, accusandoli di tradimento della legge e condannandoli alla lapidazione. Noi sappiamo che Giacomo, diciamo, fu chiamato a condurre, diciamo, la chiesa di Gerusalemme, e poi fu lapidato, morto martire, perché secondo il Sinedrio andava contro le leggi giudaiche. Quindi già questo è un fatto storico. Ma diciamo, c'è un altro passo, veramente, un passo in cui parla di Battista, di Giovanni Battista. E siccome Erode perse una guerra contro un re arabo, e praticamente lui scrisse che il popolo credeva che Erode fosse stato annientato da Dio perché aveva fatto uccidere Giovanni, soprannominato il Battista. Quindi già abbiamo un altro riferimento alla storia di Gesù. Ma quello che è molto importante viene chiamato testimonium Flavianum, cioè la testimonianza di Flavio. Questa testimonianza di Flavio è stata molto, molto criticata, ma molto ne significa tanto. Perché? Perché adesso ve lo leggo e capirete perfettamente che qualcuno ci ha messo le mani. Cioè, nel senso, voi sapete che abbiamo già detto che praticamente i documenti, i libri, tutto ciò che veniva pubblicato veniva scritto a mano. Quindi c'erano delle persone che lavoravano in questo senso. E quindi copiavano e poi copiavano ancora, copiavano ancora. Ora, evidentemente, questo testo è andato sotto le mani di qualche cristiano e si è permesso di cambiare. A parte che permettersi di cambiare era una norma all'epoca, però si è permesso di cambiare alcuni dati. Io adesso ve lo leggo così com'è e poi facciamo le considerazioni. Mi sentite? Sì, vero? Certo. Allora, scrive Giuseppe Flavio: ci fu verso questo tempo Gesù, uomo saggio, se è lecito chiamarlo uomo. Era infatti autore di opere straordinarie, maestro di uomini che accolgono con piacere la verità, e attirò a sé molti giudei e anche molti dei greci. Questi era il Cristo. E quando Pilato, per denunzia degli uomini notabili fra noi, quindi lui era un sacerdote, si dice si mette tra quelli che hanno denunciato Gesù, a parte che non era ancora nato, è nato verso la fine della vita di Gesù.
lo punì di croce. Non cessarono coloro che da principio lo avevano amato. Egli infatti apparve loro al terzo giorno nuovamente vivo, avendo già annunziato i divini profeti queste migliaia di altre meraviglie riguardo a lui. Ancora oggi non è venuta meno la tribù di quelli che da costui sono chiamati cristiani. Allora, leggiamo attentamente. Dice che quel tempo c'era Gesù, un uomo saggio. Poi c'è questa cosa interpolata. Se è lecito chiamarlo uomo. Mi dicono che è terminata, non so se c'è ancora la connessione. Sì, adesso noi ci sentiamo. Adesso ancora. C'è Fabio. Allora, dice se è lecito chiamarlo uomo, quindi già c'è un giudizio che non è di Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio non credeva a Gesù, era un romano, non era un cittadino romano, quindi non c'era. Quindi questa frase sicuramente qualcuno l'ha messa in più. Dice che era autore di opere straordinarie, maestro di uomini che accolgono con piacere la verità. Anche questo è una interpolazione, si vede. Cioè, è inutile che alcuni storici cristiani mettono la testa sotto la sabbia. Si vede, cioè è logico. Qualcuno ha copiato e ha aggiunto qualcosa. Poi la frase più, diciamo, assurda è questa. Questi era il Cristo. Questa è un'affermazione. È un'affermazione di un cristiano, non di un politeista o di un romano. E quando Pilato fu iniziato a eccetera, egli infatti apparve loro al terzo giorno nuovamente vivo. Ma lo dà per scontato. Casomai si può dire i suoi discepoli raccontano che apparve. È chiaro questo discorso? Sì. E logicamente tutto questo ha dato adito a un grande strepitio perché logicamente qualcuno non vuole essere così umile da dire che a quell'epoca qualcuno aggiungeva cose inesistenti. Per fortuna nostra ci è venuto incontro uno storico, un professore all'Università di Gerusalemme, uno storico di ricercatore storico di professione, che è morto nel 1990, il quale ha trovato un codice non in latino, non in greco, ma in arabo. Allora c'è una regola nella ricerca storica, nello studio dei documenti storici, la regola è questa. Siccome c'era l'abitudine di aggiungere qualcosa, faccio un esempio. L'evangelista scrive: Gesù disse, quello che viene successivamente dice: no, perché Gesù? Gesù Cristo disse, e aggiunge un Cristo. Dopodiché, quello ancora più fanatico: no, nostro Signor Gesù Cristo disse. Allora, nella ricerca storica, gli studiosi dicono che il testo più antico è quello senza aggiunte. Chiaro questo discorso? E quindi quello veritiero. È quello più vero perché è senza aggiunte. Ora questo Shalom Pines, questo professore, nel 1972, quindi siamo in questo secolo, ha praticamente scoperto questo testo greco, questo testo arabo, pardon, e lo ha pubblicato. Io adesso vi leggo quello che lui ha pubblicato riguardo al testamentum, al testimonium Flavianum, e dice questo. In quel tempo viveva un uomo saggio che si chiamava Gesù. Già, è molto più semplice, no? E la sua condotta era irreprensibile ed era conosciuto come uomo virtuoso. E molti fra i giudei e le altre nazioni divennero suoi discepoli. Pilato lo condannò ad essere crocifisso e morire. E quelli che erano divenuti suoi discepoli non abbandonarono la propria lealtà per lui. Essi raccontarono
che egli era apparso loro 3 giorni dopo la sua crocifissione e che egli era vivo. Di conseguenza, essi credevano che egli fosse il Messia, di cui i profeti avevano raccontato meraviglie. Voi vedete che il testo è molto più veritiero, cioè molto più snello. È chiaro, no? E di conseguenza questo, per fortuna nostra, per fortuna di coloro che credono che Cristo sia esistito, ha tagliato la testa al toro dicendo che purtroppo nel corso degli anni, dei secoli, scrittori cristiani hanno voluto aggiungere delle cose in modo tale che Cristo apparisse già una persona famosa. Cristo è venuto un'enfatizzazione. Esatto, Cristo è venuto famoso grazie all'opera missionaria degli apostoli e al loro sacrificio, perché loro sono morti tutti, cioè già il fatto che loro sono morti, diciamo, difendendo quello che avevano visto e quello che avevano udito, dà il senso della veridicità. Certo. Ma Flavio, scusami, ti interrompo un secondo. A proposito di aggiunte, anche se riteniamo il testo arabo uno, diciamo, dei più veritieri, perché magari il più il meno complicato, sì. Ma all'interno di queste affermazioni non possiamo vedere anche in quelle delle aggiunte Gesù uomo saggio, sono tutte, diciamo, parole che hanno già un significato da sole, o bastava dire saggio Gesù? Guarda, è molto semplice la cosa. In quel tempo viveva un uomo saggio che si chiamava Gesù. Perché? Quindi aggiunte qui non ne vediamo, non ce ne sono. No, sai perché? Ti spiego subito. Noi ci troviamo in un popolo che non scrive, però parla molto. Cioè, nel senso, abbiamo spiegato l'altra volta che c'era l'usanza di tramandare le cose oralmente. Quindi nel popolo di Israele apparivano ogni tanto questi, diciamo, pseudo profeti o santoni o personaggi importanti che trascinavano il popolo. Perché? Perché per tanti motivi. Il primo motivo era perché era il popolo ebraico era dominato da gente infedele. Secondo motivo era perché effettivamente c'era una tradizione che voleva che il popolo ebraico si convertisse, cioè nel senso che ritornasse alle antiche origini, cioè nel rispetto delle leggi ebraiche. E poi anche perché c'era l'attesa di un Messia. Quindi tutte queste cose fanno sì che in quel periodo, e parlo del periodo di Gesù, un secolo prima o un secolo dopo, no, forse un secolo dopo no, perché già Gerusalemme non c'era più. Comunque, in quei 100 anni precedenti alla nascita di Gesù, ne sono apparsi tanti, addirittura è apparso uno che si chiamava Joshua, cioè lo stesso nome di Gesù, e che molto spesso viene citato per dire riferimento a questo Joshua, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che era normale che qualcuno dicesse: ah, guarda, là ci sta uno che predica. E d'altronde la considerazione che Giuseppe Flavio fa nei confronti di Giovanni il Battista è logica, cioè vedi, rientra in questi canoni. Cioè la gente diceva che Erode era stato punito perché aveva fatto uccidere Giovanni, il quale diceva agli ebrei di convertirsi. Aspetta che trovo il testo, diceva, spingeva i giudei che praticavano la virtù e osservavano la giustizia fra di loro e la pietà verso Dio a venire insieme al battesimo, quindi alla conversione. Quindi c'è questo atteggiamento nel popolo ebraico di dire che Gesù era una persona giusta, cioè una persona, anche qui c'è da fare tutto il discorso che significa giusto, però non lo facciamo stamattina, lo faremo una prossima volta. No, ma stamattina, se tu mi dai la possibilità di interromperti, e ti chiedo scusa di questo, e credo che anche i nostri ascoltatori abbiano, diciamo, al di là delle cose raccontate da fonti, diciamo, non cristiane,
Ma siamo sicuri che questo testo, scritto da, diciamo, da, diciamo, da racconti di persone che avevano pochi interessi, diciamo, di natura religiosa, un testo scritto appunto da ebrei, sono spartani, diciamo, nelle loro esposizioni. Siamo sicuri che questo testo dovesse essere poi il testo cui attingere tutto il mondo cristiano e non un testo che dovesse solo un Non ho capito la finale. Un testo che fosse solo? Non ci sentiamo più. Non ci sentiamo più, eh? Non so se voi mi sentite. Non mi sento. Sorella Ugo? Vi arrivate male? Sì, molto male. La regia che faccio? Continuo a parlare? Sì, adesso andiamo a ripristinare un attimino con Bari. Allora, quindi aspettiamo un attimo, va bene. Comunque... Sì, adesso viene. Ora sembra che sia tornato tutto normale. Ci sei, Ugo? Sì, Flavio, vai. Vai. No, nel senso che non ho capito la finale. Cioè, non è... Quando parlavi di un testo, cioè noi facciamo affidamento a questo testo, però aiuto, non sente. No. Non sento. Tra l'altro ci sentiamo a tratti, purtroppo è un problema di linea. E vediamo se riusciamo a ripristinare intanto con Bari. Sì. Flavio, continua pure. Allora, niente, dicevo questo, praticamente no, questo Ugo, è un testo. Noi sentiamo. Riuscite a sentire? Sì, sì, per ora sì. Va bene, non ho capito tanto bene la domanda di Ugo, cerco di... Se vuoi la rifaccio, la sintetizzo. Questo testo fatto da, diciamo, ecco, vabbè, è un testo ebraico. Attenzione, Ugo, ti correggo subito. Questo è un testo non ebraico. Questo è un testo scritto da un ebreo romanizzato. Cioè lui scrive, andando a Roma, ha visto che ci sono i grandi scrittori che parlavano delle imprese dell'impero romano, delle imprese degli imperatori, eccetera. E lui ha voluto scrivere un testo che si chiama appunto Guerre Giudaiche, per onorare il suo patron, il suo Tito Flavio, che lo aveva liberato e che si aveva preso pure il suo nome. Quindi lui si comporta da perfetto romano, non da ebraico, talmente è vero che gli ebrei dicono che è un traditore, per cui non lo considerano più di tanto. È giusto, Ugo? Hai sentito, Ugo? Scusami, Flavio, abbiamo percepito poco di questa cosa, e invece sapere esattamente quello che dici. Abbiamo percepito molto. Avete percepito? Non avete sentito? Abbiamo ascoltato. Puoi provarci ora, per favore. Allora, dicevo che Giuseppe Flavio, no? Non ha scritto, non è un ebreo che scrive, non è un ebreo che scrive, è un ebreo di origine ebrea, ma sì, tutto sommato è un romano, sì, che praticamente è andato a Roma e ha visto che c'erano gli storici che esaltavano le imprese dell'impero, le grandi guerre, eccetera, eccetera, e lui ha voluto fare la stessa cosa per Tito Flavio, colui che l'aveva reso libero e che aveva dato la cittadinanza romana. Per cui quando scrive le guerre giudaiche, scrive per esaltare un imperatore romano, un generale che era diventato imperatore romano. Mi sono spiegato adesso? Io non ho più contatti, non so se sto parlando da solo o se sto alla regia che mi dice. No, nemmeno io riesco a sentirli. Qui mi arriva tutto molto bene con te. Loro non adesso provo comunque a chiamarli sul numero, sull'altro numero. Che faccio? Intanto vado avanti. Sì, è l'unica ad andare avanti. Allora, logicamente, oltre a questo
Testimonium Flavianum, cioè Giuseppe Flavio, che ha scritto appunto già quando stava a Roma, che era già un uomo libero e aveva la cittadinanza romana e quindi viveva nella corte di Tito. Ci sono altri scrittori che hanno parlato in linea diretta o in linea indiretta di Gesù, o comunque del movimento che si stava avviando verso la conquista, diciamo, dell'Europa. Noi possiamo considerare, per esempio, che la prima quella che è considerata la prima, come si dice, il primo tentativo di sopprimere questo movimento, questa è stata la persecuzione di Nerone. Quindi, conoscendo gli storici che hanno parlato di Nerone, quindi nel 64 dopo Cristo, possiamo dire che comunque già il Vangelo era già presente a Roma in modo molto anche all'interno della corte. C'è un fatto eclatante, perché poi diciamo che le persecuzioni sono quelle del 64 e poi quelle del 91, poi passano 100 anni che non succede niente, e sono i 100 anni famosi in cui appaiono tutti gli scrittori famosi, i famosi padri della Chiesa, perché il decreto che proibisce, diciamo, ogni forma di proselitismo arriva nel 202 con Settimio Severo, e poi arriva Massimino e poi quella di Decio, eccetera eccetera. Ma la persecuzione di Massimino, di Settimio Severo, fu una cosa impressionante, perché addirittura durante una cerimonia all'interno della corte, con ostentamento alcuni cristiani che facevano parte della sua corte si fecero il segno della croce. Lì logicamente fu un massacro di corte e morirono un centinaio. Ritornando invece agli anni, diciamo, dopo Nerone, comunque prima di Nerone, prima che Giuseppe Flavio scrivesse, c'erano degli storici romani i quali hanno lasciato scritto delle vere e proprie osservazioni sul cristianesimo. Ne parla Plinio. Un avvocato romano. Lui andò a Roma, si affermò come avvocato e ha ricoperto molte cariche fino a arrivare. Ti interrompo, Flavio, perdonami, che forse abbiamo ripristinato con Bari. Sì, ci siamo. Ok, perfetto, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Ci avevamo perso. È una lunga storia questa, ma prima o poi la risolveremo. Allora, torniamo. Allora, stavo dicendo che praticamente che oltre a Giuseppe Flavio, che ha scritto a Roma, da romano, un'opera per santificare, per glorificare il suo patron Tito Flavio, quindi è vero che è ebreo, ma è scritto da romano, per cui sì. la sua è considerata come se fosse letteratura romana, anche se è un ebreo. Ma prima che succedesse questo, quindi noi consideriamo che Giuseppe Flavio, che ha scritto anche Antichità Giudaiche, è morto intorno al 100, ma prima del 100 c'era la questione di Nerone, cioè Nerone praticamente
ha fatto quel famoso incendio di Roma, che da questo incendio di Roma poi è nata la prima e vera e propria persecuzione, dei cristiani. E siamo nel 64, prima ancora che morisse o che scrivesse, diciamo, Giuseppe Frati. E chi è che lo scrive? Chi è che racconta questa cosa? Lo racconta, e intanto c'è un certo Plinio il Giovane, avvocato, che ha fatto la sua carriera politica a Roma. Voi considerate una cosa importante: a Roma il Senato romano riceveva dai governatori di tutte le province quasi giornalmente le, diciamo, notizie, no? Quindi tutti i governatori erano obbligati a dare notizie, a spiegare ciò che facevano e a chiedere informazioni su cosa fare. Quindi il senato romano conosceva perfettamente tutto ciò che accadeva nell'impero. E questa è una di quelle esempi. Allora, Plinio fu nominato governatore da Traiano, dall'imperatore Traiano, governatore della Bitinia, del Ponto, cioè quelli che sta a ridosso del Mar Nero, per intenderci. E quindi lui scrive delle lettere al suo imperatore e gli chiede informazioni e dice che c'ha praticamente delle persone che fanno i delatori e che dicono: guarda, ci stanno i cristiani, fanno questo, fanno quest'altro, eccetera. E lui praticamente da questi delatori imbastisce dei processi veri e propri, e dicono, questi delatori affermano inoltre che tutta la loro colpa è, perché loro dicevano: sì, sono stato cristiano pure io, ma poi me ne sono andato via. Ma che cosa ho fatto? Ho fatto che per errore assistevo ai loro riti. Quali erano i riti? Si riunivano prima dell'alba e intonavano canti alterni come un inno a Cristo, come se fossi un Dio. E poi si obbligavano a non fare delitti, a non commettere furti, a non fare frodi, a non fare adulteri, a non mancare la parola data, a non rifiutare di restituire dei prestiti e soprattutto partecipare ai riti, mangiare i cibi che erano offerti agli dei. Quindi di questo dicevano. Allora, e che diceva Plinio? Io l'ho messi sotto tortura. Se loro insistevano di essere cristiani, logicamente io li ammazzavo, li mettevo a morte. Però non so se ho fatto bene. Allora, Traiano risponde: mio caro Plinio, nell'istruttoria dei processi di coloro che si sono stati denunciati come cristiani, hai seguito la procedura alla quale devi attenerti. Qual è la procedura? Tra parentesi, è quella che essi si dovevano comportare da romani, perché la religione, abbiamo spiegato altre volte, la religione romana faceva parte della romanità, perché se uno non si comportava secondo la religiosità romana, non era un vero romano e quindi era un uomo che doveva essere condannato. Quindi hai seguito la procedura. Non può essere stabilita infatti una regola generale che abbia, per così dire, un carattere rigido. Non li si deve ricercare, però attenzione, non andare a cercare se sono romani o no. L'importante è che non dà fastidio all'ordine pubblico. Qualora vengono denunciati e riconosciuti colpevoli, li devi punire. Ma diceva l'imperatore Traiano, in modo tale che colui che nega di essere cristiano e lo avrà dimostrato con i fatti, quali sono i fatti? Rivolgendo suppliche ai nostri dei, no? Anche se in passato sono stati cristiani, e quindi tu li perdoni. Quando invece alle lettere anonime,
messi in circolazione non devono godere di considerazione in alcun modo nei processi, infatti è prassi di pessimo esempio, indegna dei nostri tempi. E qui ci dà un esempio di che significa la legge romana. Chiaro? Quindi se ne parla che c'è un problema di Cristo. Dimmi, Ugo. No, dicevo, è chiaro, credo che tuttora l'anonimo non abbia credibilità, cioè non abbia rilevanza in alcun processo. Vale tuttora il... Abbiamo il codice romano ancora noi. Grazie. Codice romano, sì. Questo codice romano ci abbiamo, grazie ai nostri monaci che ce lo hanno trasmesso per emanuensi monaci. Fortuna loro. Poi c'è un altro, Svetonio, lo stesso fa, Svetonio, racconta lo stesso che c'erano dei malumori addirittura, c'erano dei momenti di ordine pubblico importanti, perché parlando di Claudio, dice che Claudio, liberatore Claudio, cacciò i giudei da Roma perché erano in continue rivolte tra loro, istigati da un certo Cresto. Qui anche qui c'è le polemiche, dice Cristo, dice Cresto, ma nessuno va a cercare perché Cresto e non Cristo, perché in greco scrivere Cresto si legge Cristo, quindi scrivere Cristo o Cresto è la stessa cosa. Se voi andate su internet e vedete, non so, una preghiera greca, alla fine dicono Amin, non dicono Amen, Amin, perché si legge I. Perché li cacciavano? Perché praticamente gli ebrei, era il momento in cui gli ebrei non volevano più i cristiani all'interno delle sinagoghe e li consideravano degli ebrei, dei fuoriusciti. Infatti c'è negli Atti degli Apostoli, a un certo momento dice che Paolo, quando è andato da Atene, è andato a Corinto, ha incontrato dei giudei, e uno che si chiamava Aquila e la moglie si chiamava Priscilla, che erano venuti da Roma perché Claudio aveva ordinato che tutti gli ebrei partissero da Roma. Quindi abbiamo una controtestimonianza di quello che sta succedendo sia a Roma e sia nell'impero, sia tra i cristiani. Ancora aggiunge che sotto Nerone, dice Svetonio, i cristiani, setta di uomini di nuove e malefiche superstizioni, vennero condannati al supplizio. Parla di Nerone, lui ha scritto i dodici Cesari, quindi parla in questo momento parla di Nerone, di Nerone, e dice che Nerone l'ha messo sotto supplizio. Importante sottolineare che quello a cui credevano i cristiani erano delle superstizioni. Noi diciamo che superstizione è credere agli dei che non esistono, nel senso la divinità inventate o di forma umana, no? È una superstizione. Invece dicevano che era superstizione il fatto di credere che un uomo fosse Dio e per di più fosse stato ammazzato e messo in croce e quindi glorificato come Dio. Invece aveva avuto la massima pena, la più ignominiosa delle pene, e quindi era una cosa vergognosa, non onorifica. Certo. Tacito parla molto dell'incendio di Roma. Tacito è un grande storico, è morto intorno al 123, quindi siamo a ridosso della vita di Gesù. Lui è nato intorno al 50-55, e quindi a ridosso di Gesù, quindi conosce la storia, ed essendo avendo ricoperto cariche molto importanti, quindi conosceva quello che si diceva al Senato romano, che il Senato romano sapeva ogni fatto che avveniva nell'impero, ho già detto. E quindi lui scrive e racconta che praticamente Nerone ha bruciato Roma. E la gente diceva che era stato lui, che era matto.
Allora scrive Tacito, dice: per far cessare queste dicerie, Nerone si inventò dei colpevoli e sottomise a pene raffinatissime coloro che la plebaglia, detestandoli a causa delle loro nefandezze, denominava cristiani. Origine di questo nome era Cristo, il quale sotto l'impero di Tiberio era stato condannato a supplizio dal procuratore Ponzio Pilato. Qui sono dei riferimenti storici precisi, parla di l'impero sotto Tiberio e parla di procuratore Ponzio Pilato, qui non ci si può sbagliare, qui c'è poco da discutere, qui la testimonianza storica è precisa. E poi dice praticamente tutte le supplizi a cui condannava i romani, no? E i cristiani, addirittura li faceva ardere nel proprio giardino mentre si facevano i giochi, e Riccardo li faceva ardere come su dei pali, come se fossero delle torce, e quindi dice che tutto sommato, dice, anche se questi qui sono delle persone che credono a cose nefande, perché qual è la cosa nefanda? La nefandezza è che loro avevano la comunione, si riunivano per mangiare il corpo di Cristo. Allora dice: ma siccome Cristo è morto, evidentemente uscì fuori un libello a quell'epoca, uno scritto, dice: evidentemente si mangiano dei bambini, dei neonati. E questa storia andò molto alla lunga, che praticamente i cristiani mangiavano dei neonati alla notte, e quindi era una nefandezza. Dice che Nerone, questi qui diciamo sono colpevoli in quanto non sono romani, nel senso che non rispettano le leggi romane. Dice però, benché si trattasse di rei, quindi meritevoli di pene severissime, nasceva un senso di pietà in quanto venivano uccisi non per il bene comune, ma per la ferocia di un solo uomo. Quindi Tacito in qualche maniera difende i romani e i cristiani. Se volete vado avanti ancora. Flavio, a noi piacerebbe moltissimo, ma sono purtroppo le 10:15 e a causa dei problemi che abbiamo avuto dobbiamo chiudere comunque la diretta. Se permetti concludo dicendo questo. Come no? C'è anche un altro scritto ebreo, ma non ve ne parlo perché sarebbe troppo lungo spiegarlo. Però a me sembra guardando gli storici, che di solito sono greci e latini, e soprattutto sono storici che scrivono storia e che sono a ridosso della vita di Cristo, quindi conoscono i fatti, conoscono i personaggi, conosce chi è che sta al potere, eccetera, e quindi dà una testimonianza reale che qualcosa è accaduto sotto Ponzio Pilato, riconosco intanto che Gesù era un uomo saggio e che era conosciuto come tale. Gesù insegnava e aveva discepoli, i suoi seguaci lo adoravano come un Dio, quindi non come uomo, lo chiamavano Cristo, che ha compiuto dei miracoli, che morì sotto Ponzio Pilato, che quindi era sotto l'impero di Tiberio, dicono che morì crocifisso, che morì alla vigilia di Pasqua, e dicono che dopo la morte sia riapparso vivo. Quindi tutto questo che dicono gli altri, no? Se si prende in considerazione ciò che è stato detto da documenti storici non cristiani, vengono valorizzati e confermati tutti i racconti che gli evangelisti hanno fatto riguardo alla vita di Cristo. Questa è la mia conclusione. Grazie Flavio, grazie per essere stato con noi anche oggi nonostante i tuoi importanti impegni, e ti diamo naturalmente appuntamento a settembre, stabiliremo la data con precisione, quindi ascoltatori tenete d'occhio il sito di Radio Saiuz perché vi daremo notizia di questo, e ti auguriamo buon lavoro, sappiamo che stai lavorando ad una nuova esperienza editoriale. Speriamo di poterla leggere quanto prima. E grazie sempre, Flavio. Buon lavoro. E buon lavoro, grazie a voi. Buona domenica, buona settimana. Grazie.
Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Ugo e scusate per i soliti inconvenienti tecnici. Vi diamo appuntamento mercoledì alle 18.30 per la diretta di Spazio Aperto. Vi salutiamo e vi auguriamo un buon fine settimana. Arrivederci.